Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono tornata con il video delle risposte del video QA. Allora, cominciamo con le risposte alle domande perché mi avete lasciato tantissime domande. Appunto per questo, visto che mi avete lasciato tantissime domande, tipo il doppio di quelle dell'altra volta, o almeno se non sono il doppio, sono più di quelle dell'altra volta, ma soprattutto sono più, diciamo, domande su cui io dovrò parlare di più per spiegarvi le mie risposte. Chiaro. E quindi se vedete che qualche domanda non voglio tralasciarne nessuna, però se vedete che qualche domanda rispondo frettolosamente non è perché vi state antipatici, ma perché semplicemente se mi soffermo su tutte mezz'ora qua non finiamo più e mi sparate voi perché parlo troppo, mi spara la mia videocamera che non mi sopporta già più e il mio computer scappa. Quindi va bene. La prima domanda mi arriva da Marta, che mi ricordo mi aveva lasciato una domanda anche l'altra nell'ultimo video QA, perché mi ricordo la sua foto profilo che è stupenda e io non so fare quelle foto profilo. Le foto profilo dove ci siete, foto profilo, foto dell'iconcina, dove ci siete voi e dietro c'è lo sfondo, magari uno sfondo con la pizza, ecco, io non lo so fare, non lo so fare. Vabbè, le tue più grandi figure di merda, ecco, a questa è una di quelle domande a cui non vi risponderò qui, ma di cui voglio farvi un video, perché se mi metto a elencarvele adesso, vi garantisco che non finiamo più, cioè non finiamo sul serio più, veramente, sono talmente tante che non ci... Zero. Quindi vi farò sicuramente un video, anzi sto già raccogliendo insieme a delle mie amiche, vi sto facendo dare dei consigli per recuperare le più grandi figuracce che abbia mai fatto, perché sono tante, come voi potete tranquillamente immaginare, sono tante, quindi vi farò un video. Moonfix, io lo so che tu nel cortile hai ben 5 unicorni, è inutile che lo neghi, no, in realtà ne ho 10, però... Sì. Dettagli. Chiara Ursino, ciao, pensavo, ci racconti qualche aneddoto della tua infanzia? Allora, io anche questa qua è una cosa che non mi scoccio a fare perché comunque vi racconterei le cose più divertenti, anche se... Io non mi ricordo niente della mia infanzia, le mie memorie cominciano dalla terza media in avanti, perché, cioè, io fino alla terza media non mi ricordo niente, niente, niente. Quindi lì dovrei chiedere un attimo a mia madre se mi racconta qualcosa, ho paura, magari vi filmo direttamente lei. Vabbè, e ve le metterò insieme nel video delle figure di merda, quindi preparatevi che quello lì sarà un video epico. Poi, Giorgia R. Ciao Alice, con 70 E. Sono Giorgia, la tua amica di mail. Ah, ciao Giorgia, lei è la mia amica di mail. Ok. Volevo approfittare per fare delle domande. Allora, uno, quanti unicorni arcobalenosi nascondi in casa tua? Arcobalenosi un pochino meno perché sono un po' più rari da trovare, però quelli bianchi col corno arancione, verde, rosa, blu, fluorescente sono un po' di più. 2. Quali sono 5 libri che non smetterai mai di rileggere? Sempre quelli della mia top 5, quindi Il linguaggio segreto dei fiori, Winter Girls. Penso si sia aggiunta la cacciatrice della notte, però sì, adesso voi mi ucciderete tutti. Pink Lady e Fallen, assolutamente, non smetterò mai più, mai di rileggerli. 3. Segui solo booktubers o anche youtubers come Sofia Viscardi, Greta Menchi, eccetera? Me l'avete chiesto in diversi questo. E non seguo molto, a parte che non seguo molto gente italiana, io non seguo proprio gente italiana, seguo, beh, alcune booktubers italiane. Normalmente io non sono una di quelle persone che passa la giornata davanti a YouTube barra davanti alle serie TV, quindi, cioè, oddio, ho il momento in cui mi fisso e sto 24 ore su 24 davanti al computer, però no, principalmente no, seguo booktubers americane e inglesi e poi gli italiani. Poi 4. Il tuo film preferito di quando eri bambina, se ne avevi uno? Oddio, quando ero bambina molti film mia madre non me li faceva vedere perché diceva che erano tra virgolette cruenti, quindi tutti i film della Disney, io dei film della Disney ho sempre guardato gli Aristogatti, Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie e basta, perché mia madre diceva che tutti gli altri erano cruenti. Quindi sì, poi dopo la sera venivo qui giù perché avevo la camera di sopra, venivo di sotto e guardavo mio padre, giocavo con mio padre ai videogiochi. Ma questi sono dettagli che mia madre non deve sapere. Quindi il mio film preferito da bambina penso fosse o Peter Pan o Gli Aristogatti. Ho fatto fuori tante di quelle cassette di Peter Pan che solo mia madre lo può sapere. Giacomo Rai, ah no, un bacione anche a te. Giacomo Rai, a QA, quante volte ti sei toccati i capelli in questo video? Bella Ali. Io non mi tocco mai i capelli, no, perché non capisco da dove ti venga questo dubbio. Cioè, io sono una di quelle persone che i capelli non li tocco mai, non li spazzolo neanche. Perdo capelli, bello, quindi sì.
hai un cognome fantastico, mi dice che sei carinissima, grazie mille anche tu e soprattutto il tuo cognome è stupendo. Se sapessi come si pronuncia sarebbe ancora più bello. Lorenzo Mancini, segui youtubers come Sofia Viscardi, Weirwush, chi è la tua cantante preferita? Allora, vabbè, Sofia Viscardi, gli altri non, no, quasi mai, li seguo mia sorella. Seguivo Weirwush, seguivo Cane Secco, seguivo... Basta, principalmente loro, quando ancora facevano video. Adesso che ho visto che è tornato Weirwush, però non lo sto seguendo più. No. E la mia cantante preferita, donna, non ne ho una perché cambio cantanti preferiti, cioè cambio cantanti, giro un po' così. Non ne ho uno preferito, donna. Però quelle che mi piacciono in questo periodo sono stra in fissa con Melanie Martinez. Oh mio Dio, la adoro. Anche se il suo stile è un attimino un po' diverso dal mio, però sì. E una cantante femmina di cui non mi stanco mai è... Penso sia Taylor Swift. Sì, però mi piacciono principalmente le sue canzoni molto vecchie, quelle vecchissime, quelle nuove non mi stanno piacendo. Invece, cantanti preferiti uomini, di cui non mi stanco mai, sono Mika, Ed Sheeran, James Bay e basta. Poi vabbè, anche lì cambio un po' ogni tanto, così, però principalmente loro, non mi stanco mai. Gaia Crepaldi mi avverte che mi ha appena intasato Instagram di domande, quindi... Sì, e poi mi dice tanto, spero tanto che riuscirai a fare un incontro, lo spero anch'io, vi avevo parlato dell'incontro di Bologna, però alla fine tra una cosa e un'altra con la scuola e tutto mi sono persa, appena avrò un attimo di calma vi giuro che mi metterò, cioè, vi giuro che lo organizzerò, in più avevo una mezza idea di provare a organizzarne un incontro a Lucca, perché vado a Lucca Comics, se riuscirò ad andare a Lucca Comics, però non so, ditemi voi se vi potrebbe interessare un incontro a Lucca, che magari è più umana come cosa, perché magari ci va più gente, però vabbè. Chiara con la Y13, che anno fai? Quando ti sei appassionata ai libri? Allora, io sono in terza liceo, al liceo linguistico, yuppie. E quando mi sono appassionata ai libri praticamente da sempre, perché mio padre mi leggeva i libri da quando ero bambina, quindi sì. Poi torna la fantastica Kester Kondukciu, spero di averlo pronunciato bene il tuo cognome. Qual è la tua materia preferita? Oddio, sai che non lo so. Fino a ieri vi avrei risposto inglese, però abbiamo iniziato a fare della roba che non è letteratura ma non è grammatica, è una sorta di via di mezzo, quindi non... Boh, nessuna. Allora, poi, Alice Love Books. Ciao bellissima, sei una ragazza carinissima, appena ti ho scoperto mi sei piaciuta subito. Ecco le mie domande. Allora, 1. Quanti anni hai? Scusa la banalità. Ne ho 16 compiuti quest'estate, quindi sì, ma ti capisco anch'io con l'età, lasciamo stare che io e l'età siamo due cose completamente... Vabbè. 2. Hai mai pensato di tingerti i capelli? Se sì, di quali colori? Allora... Io ho già tinto i miei capelli più e più volte e più volte e più volte, ho fatto dei casini allucinanti. Allora, in breve, se riesco, vi lascio le foto. Il mio colore naturale di capelli era più o meno questo. Mi fa stranissimo fare così perché non mi appare la foto qui, però sì. Che era comunque castano chiaro. Credo, sì, seconda, terza media. E poi dopo ho fatto lo chatouche biondo, di questo non so se ho la foto. Ho ottenuto lo chatouche biondo per poco, fate conto 2-3 mesi, e poi dopo ho deciso di fare tutto biondo, quindi avevo i capelli completamente biondi. Adesso dalla foto, se riuscirò a mettervela, non so quanto si vedrà. Poi mi sono scocciata del biondo, ho tagliato i capelli perché avevo i capelli veramente lunghissimi, e poi dopo li ho fatti rossi. Del rosso dovrei avere delle foto, ma ho anche dei vecchi video dove sono coi capelli rossi, quindi se scendete nei video lo trovate. Per un po' sono stati di un bel rosso di quelli, ma non rosso carico, rosso smonco, cioè tipo rosso castano scuro, dovrebbe esserci la foto. E quest'estate... Sì, quest'estate li avevo veramente lunghissimi, sono andata dal parrucchiere, li ho tagliati, quindi ho fatto e mi avanzava tipo così di rosso, ho detto vabbè ci vado sopra, li ho schiariti con l'ossigeno sopra, quindi li ho fatti biondi. Sì, ho fatto diverse tinte nella mia vita e credo che continuerò a farle, al momento non posso più farne perché mi è scoppiata una forte allergia a qualcosa che non ho ancora capito a cosa, anche se abbiamo fatto tutti i test, quindi per un po', finché non capiamo cosa mi è successo, devo smettere, però quando potrò ricominciare la fare tinte, penso, avevo una mezza idea di farli biondi, ma biondi tipo platino, una mezzissima idea, poi penso li rifarò di nuovo rossi, e
Poi li volevo fare color cioccolato, ho in mente mille mille cose. Se poi vuoi sapere di colori più, magari tipo verde, giallo, arancione, beh, lilla, fucsia, non ce li ho mai presi in considerazione perché mi piacciono, però sono colori difficilissimi da tenere, quindi più o meno in sostanza questi, ma comunque li tingerò ancora in futuro. Ah, vorrei sì i tatuaggi, piercing. Allora, piercing no, ho avuto per un po', cioè non ho nessuno dei due, ho gli orecchini ma non li porto mai. Ho avuto per un po' di tempo la voglia di farmi un piercing all'ombelico e alla lingua, mi piacevano da morire, erano stupendi. Poi dopo ho visto, io ho una fobia, ma dire fobia è dire poco, cioè proprio, vabbè. Per gli aghi, e ho visto l'agone che usavano, l'agone enorme che utilizzavano per fare sia il piercing all'ombelico sia la lingua, ho detto no, 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 basta, 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 perché poi mi hanno detto che per cicatrizzarsi ci mette un sacco, io non ne ho voglia, ecco, proprio non ho tempo materiale di stare dietro a queste cose, se poi si infetta, se poi qui, no. Tatuaggi no, però ne voglio fare due, uno sotto la spalla, uno sotto il braccio destro e uno sulla clavicola. E io voglio scriverci due frasi, solo che molte, come molte mie, almeno coetanee, molte mie amiche, tra virgolette, si sono fatte un sacco di tatuaggi già a questa età. Io, sinceramente, se devo essere sincera, la trovo una cosa abbastanza ridicola, almeno per le cose che voglio fare io, per i due tatuaggi, che sono comunque due tatuaggi belli importanti che voglio fare io, è troppo presto. Almeno secondo me io mi sentirei ridicola ad andare in giro con un affare così. Quindi sto aspettando, a parte di essere più grande, poi mia madre non vuole, quindi devo essere più grande per forza. E quindi sto solo aspettando un attimo di crescere, però li farò sicuramente. Credente, se sì, come ti comporti quando senti qualcuno che bestemmia? Allora, la mia famiglia è credente, però diciamo. Quindi di conseguenza lo sono anch'io, però non lo sono quanto lo sono loro, mettiamola così. E quando qualcuno bestemmia, sinceramente a me non fa né caldo né freddo, ognuno della sua vita può fare quel che vuole, se vuoi bestemmiare non sarò di certo io a fermarti, però l'importante è che non mi venga a rompere a me perché non dico parolacce, non bestemmio. Sono una molto vivi e lascia vivere, quindi non mi cambia più di tanto. 5. Sei innamorata? Qual è stata la relazione che ti ha fatto soffrire di più? No, al momento no. La relazione che ti ha fatto soffrire di più, non penso di averne avuto una. Cioè, nel senso, sì, sono stata fidanzata, però non ci ho mai sofferto più di tanto. Cioè, no, non ho mai avuto l'amore della mia vita. 6. Credi nel destino e nella sfortuna? Nel destino no, nella sfortuna sì, perché mi perseguita da quando sono nata. Quindi sì, secondo me la mia ombra è la sfortuna fatta ombra.